attenzione pastorale e caritativa verso gli immigrati, impegno nel far fronte alla seria crisi culturale del matrimonio e della famiglia, continui sforzi per risolvere e prevenire i gravi problemi che colpiscono i nostri popoli. Queste le raccomandazioni di Papa Francesco ai vescovi della Repubblica Dominicana in visita ad Limina. Nel discorso consegnato ai presuli, il pensiero del pontefice è andato ai migranti, in particolare a quelli che si spostano all'interno dell'isola di Hispaniola e che da Haiti vanno in cerca di migliori condizioni di vita in terra dominicana, soprattutto dopo il terremoto del 2010. Monsignor Gregorio Peña Rodriguez, presidente della Conferenza Episcopale della Repubblica Dominicana. L'emergenza più grande per questa persona è l'alimentazione, l'educazione, l'igiene e la salute. Però la Repubblica Dominicana, il governo e anche i centri di salute sono impegnati in prendere cura di questi che arrivano da Haiti alla Repubblica Dominicana. Noi troviamo preti in Haiti e seminaristi che vengono alla Repubblica Dominicana per finire lo studio in teologia e filosofia e dopo loro devono lavorare specialmente con gli haitiani perché loro conoscono la sua lingua e noi dominicani parliamo spagnolo e loro parlano francese. Francesco ha ricordato pure le piaghe dei giorni nostri, dal traffico di droga a quello delle persone, dalla corruzione alla violenza domestica, dall'abuso e lo sfruttamento dei bambini alla povertà. Ad una chiesa che ha una presenza e una credibilità rilevanti nella società dominicana, perché rappresenta oltre l'85% degli oltre 10 milioni di abitanti ed è sempre stata in prima linea nelle vicende del paese, il Papa ha sollecitato un'azione profonda di evangelizzazione e promozione umana. L'impegno dei vescovi, d'altra parte, è guidato da un preciso obiettivo. Che le giovani siano orientati per non fare il consumo della droga e di altri stupefacenti. L'educazione a livello della famiglia e nella scuola e la pastorale giovanile anche lavora in questo senso per fare un processo di educazione e fare la formazione in valore a questi giovani, incontro, corsi, convivenza, no? E tutto quanto si può implementare per aiutare a questi giovani. L'esortazione è stata inoltre quella a continuare a presentare la bellezza del matrimonio cristiano, perché la famiglia, ha aggiunto il Papa, è il luogo dove si impara a convivere nella differenza e a sperimentare il perdono. Noi sappiamo che, come dice il Papa, hai una crisi, ce n'è una crisi grave nel matrimonio, però l'unica forma di uscire da questa crisi è l'educazione e la formazione della famiglia, dentro della famiglia e nella società.